Tre quarti di secolo fa, quindi tanto tempo or sono, ma possiamo ancora oggi guardare a loro come una preziosa occasione in cui cercare delle indicazioni per il nostro presente. E con noi qua oggi ricordiamo una traversata che qualcuno dei sopravvissuti ha definito un convoglio biblico, che tra il 9 e il 13 settembre 1943 portò quasi un migliaio di persone dalla residenza forzata di San Martin Vesubi in Italia, nella nostra Valle Gesso. Ecco, quello fu l'ennesimo, purtroppo penultimo e non ultimo, viaggio di uomini e donne che da tutta Europa, perseguitate, alcune addirittura da 10 anni, fuggivano, cercando di sfuggire una morte che li inseguiva. Ecco, questo ennesimo viaggio, questa ennesima fuga arrivò dopo anni di tribolazioni, dopo legislazioni razziali, dopo la guerra, dopo la legislazione razziale, ricordiamolo, anche in Italia. Arrivò dopo le crudeltà straordinarie di alcuni invasati e arrivò dopo, purtroppo, l'ordinaria indifferenza e passività di moltissimi. Ecco, la maggior parte di quegli stranieri, cioè di quegli ebrei che giunsero da San Martin, fu internata nel campo di Borgo San Dalmazzo e per loro la sorte fu terribile. Furono in tutto 427 i deportati dal campo di Borgo, perché oltre a quegli stranieri si unirono, non volontariamente ovviamente,
gli ebrei rastrellati nella provincia di Cuneo, il cui gruppo più numeroso, l'abbiamo ricordato prima, era dei saluzzesi, tra cui appunto c'era anche Segre, che abbiamo già ricordato. Ecco, queste persone vennero catturate dai tedeschi e dalle Brigate Nere, loro alleate, sulla base degli elenchi dettagliati che erano stati redatti da volenterosi carnefici nel ruolo di grigi impiegati, oppure erano state scovate su indicazione di persone desiderose di impadronirsi dei pochi averi rimasti a questi perseguitati, oppure erano state denunciate per intascare la taglia, oppure, più semplicemente e tragicamente, erano state denunciate per odio razzista. Ecco, questa banalità del male vorrei sintetizzarla con le parole di Adriana Muncinelli, una storica che per molti anni si è occupata proprio di questa vicenda, della vicenda degli ebrei di Saint Martin. Adriana scrisse: Auschwitz c'è stato, ci si è arrivati a piccoli passi, cominciando a percorrere molti anni prima una strada che inizialmente non pareva per nulla temibile. Si sarebbe potuto evitare Auschwitz se solo ogni essere umano contemporaneo a quei fatti avesse contribuito per la sua parte a evitarlo. Tutto ciò non è soltanto questione di coscienza, ma questione etica che ci interpella uno ad uno nel nostro presente rispetto al nostro futuro. Ed è proprio questo, e questo è il senso del nostro essere qui, oggi. Il passato è per definizione irripetibile, perché è concluso in un altro tempo. Ciò però non significa che gli odi scellerati e le nefandezze di quel passato siano finite per sempre. Ecco, siamo qua non solo per ricordare quel passato, ma per impegnarci per il nostro presente e per il nostro futuro. Bravissimo. Bravo. Sei nel Frieden,